Sono in totale 12 milioni di euro sul piano integrato della città metropolitana per la riqualificazione del mulino Cuffaro e della vecchia fabbrica della Quindi Sicilcalce. strutture che sono abbandonate. Strutture che erano abbandonate, già il mulino Cuffaro è di proprietà del comune poiché ne ha acquisito la proprietà, si sta lavorando sulla Sicilcalce, verranno riqualificate e verrà realizzato un polo culturale. Ovviamente l'idea è realizzare un polo culturale che non serve soltanto alla città di Bagheria, ma serve alla provincia perché penso che ne abbia di bisogno. Anche lì io penso che poi la gestione, io penso che le pubbliche amministrazioni, secondo le norme di legge, il più possibile devono esternalizzare i servizi, perché non penso più che nel 2023 un comune nelle condizioni di garantire tutti i servizi, deve garantire servizi essenziali, ma servizi di alta professionalità e anche che siano molto veloci, hanno bisogno di un supporto del privato. Una cosa soltanto e termino, secondo me invece la politica, quello che dovrà affrontare nei prossimi mesi, sarà tutto quello che è collegato al mondo dell'edilizia. In Sicilia c'è stato un risveglio dell'edilizia anche collegato al superbonus e io penso che questo settore non debba essere abbandonato perché comunque ha messo in moto una certa economia. Così come penso, e lo dico anche io scontrandomi con i miei amici politici, penso che pensare di totalmente demolire il reddito di cittadinanza sia totalmente un errore. Probabilmente ci vogliono più controlli, su questo non c'è dubbio, però oltre alle politiche attive, alle politiche del lavoro, oltre alla possibilità che la politica deve dare di accompagnarsi agli imprenditori sani per produrre business in Sicilia, oltre a tutte le cose che ci siamo detti, secondo me chi rimane fuori dal mercato del lavoro deve avere un reddito minimo per poter campare.